minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo bellissimo sole, anche qui oggi, per raccontarvi quello che capitò a Padre Costantino Capobianco, che spesso citiamo. E lui racconta un episodio personale. Un giorno andò da Padre Pio per chiedere la sua benedizione, si doveva ricoverare in casa sollievo e doveva fare un intervento. Così facevano tutti, soprattutto i confratelli, un po' quelli un po' più timorosi, no? E tra questi Padre Costantino. Padre Costantino andò da Padre Pio: padre, devo operarmi, chissà, forse attendeva una risposta, non ti operare, stai tranquillo. E Padre Pio disse: vai, ti affido alle preghiere di Dio. Padre Costantino in cuor suo ha scritto, era quello che cercavo, ecco, una preghiera da Padre Pio. Si andò a ricoverare, fece questo intervento e quando si svegliò, ecco, lui racconta che vide il responsabile della provincia, uno dei responsabili della provincia, padre Vincenzo da Casa Calenda, e un altro frate insieme che erano andati a trovarlo. Come apre gli occhi, vede questi due frati e gli dice: ah, sono contento di essermi svegliato, avevo un bel timore per questo intervento. E padre Vincenzo gli racconta: sai, siamo stati prima di venire qui da Padre Pio e non potevamo salire subito per evitare di farti emozionare, però ora siamo arrivati qui e Padre Pio ci ha detto: Padre Costantino sta bene perché le ha fatte tutte e due le operazioni ed è andato tutto bene. In realtà che cosa era accaduto? Ma nessuno sapeva, né tantomeno lo stesso Padre Costantino, perché si era appena svegliato. Padre Costantino aveva una ernia ombelicale che gli si era riprodotta, l'aveva già tolta 21 anni prima, ma, e lui cita il dottor Bangolan, per effettuare questo intervento si era accorto, doveva operare d'ulcera Padre Costantino, si era accorto che questa ernia si era riprodotta e quindi ha dovuto anche prima intervenire sull'ernia e poi sull'ulcera. E Padre Costantino, scrivendo questa sua memoria, si è chiesto: ma chi aveva dato la notizia a Padre Pio?